siamo infiltrati con la tecnica del rappelling dell'elicottero, in cui quattro persone scendono mediante una corda. L'altra metà della squadra arriva via lago, mentre sul lato opposto i vigili del fuoco recuperano un ferito davanti al santuario della Madonna della Punta. Maccagno, sul Lago Maggiore, al confine tra Italia e Svizzera, blindata per 2 giorni per un'esercitazione internazionale. Obiettivo: testare la cooperazione civile e militare in un contesto di emergenza. La capacità di riuscire a unificare la comunicazione in modo da essere tutti in grado di comunicare nel più breve tempo possibile con i vari attori è di fondamentale importanza. Lo scenario: un grande incendio sul versante montuoso che causa uno smottamento e un incidente sulla linea ferroviaria. L'esercitazione ha voluto proprio testare e mettere in evidenza quello che è la morfologia di questo territorio, quindi con strade di accesso parecchio molto strette e con problematiche sulla viabilità. Quindi si è dovuto provvedere a evacuare le persone interessate via lago. 500 le persone coinvolte, una trentina i mezzi, 7 elicotteri, 3 ponti motorizzati galleggianti e 20 imbarcazioni di supporto. Coinvolti gli eserciti di Italia e Svizzera, vigili del fuoco, protezione civile, aeronautica militare, Areu e forze dell'ordine.